L'importanza di ricordare Mario Capuani anche presso l'ospedale Mazzini di Teramo e nel reparto di pediatria. Beh, lui era un medico affermato, un pediatra conosciuto e stimato. Fu l'ispiratore di Bosco Martese. Bosco Martese fu il primo scontro in campo aperto tra l'esercito nazista e i partigiani. Lo ricordiamo oggi soprattutto perché rigurgiti xenofobi, nazifascisti, si affacciano sempre più minacciosi. Oggi c'è gente addirittura che ha l'improntitudine di affermare che Salò e la Resistenza sono la stessa cosa. Per carità, ciascuno va alla la carità cristiana, i morti sono tutti uguali, però c'era chi stava dalla parte giusta e chi dalla parte sbagliata, chi lottava per la riconquista della democrazia e della libertà come Mario Capuani e chi invece teneva a bordone ai nazifascisti che avevano seminato terrore e lutti non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Questa iniziativa nasce dalla regione e dalla ASL che ci consegnò qualche tempo fa questa targa che scopriamo oggi, 70° anniversario della liberazione e nell'anniversario della morte, del martirio del dottor Capuani, che era medico e pediatra. Questo è l'atrio della pediatria di Teramo, quindi questo è il suo posto.